Salve, sono Fabio, collaboratore dei servizi museali presso il Museo del Novecento e oggi sono qui a presentarvi La bottiglia di Bass, un quadro appartenente alla collezione Uecker dipinto da Pablo Picasso. Il quadro, perfetta esemplificazione dell'arte cubista, ritrae al suo interno svariati elementi che adesso andiamo ad enumerare. Al centro è ben visibile la bottiglia di Bass, soggetto del quadro stesso. È visibile anche un coltello, uno strumento musicale. Questa è la cassa armonica, qui si vedono anche le corde, delle carte da gioco di cui è visibile l'asso di fiori, uno spartito musicale disposto casualmente sul tavolo. Il tavolo è possibile vederlo in questo quadrato qui, su cui Picasso ha poi disegnato le venature del legno. Il quadro riveste particolare interesse all'interno delle collezioni del Museo del Novecento proprio per l'utilizzo della forma espressiva del cubismo. La tecnica cubista si afferma come corrente artistica all'inizio del XX secolo, in una fase di metacritica iniziata dalle avanguardie, di cui Picasso stesso è stato un indiscusso protagonista. In questa forma di espressione, l'intento del pittore va oltre la semplice restituzione di una forma pittorica bidimensionale. Lo scopo diviene quello di sfruttare simultaneamente diversi punti di vista al fine di restituire un'immagine unica. Una forma di relatività del soggetto nei confronti dell'oggetto del quadro è, se vogliamo, un primo vero tentativo di concepire il 3D, svariati decenni prima della sua stessa invenzione.